Qua è nostro Pippo. Pippo ha 2 mesi, è già 3 giorni oggi che sta con noi, vero amore? È Facciamo Federica? uscire. No, adesso Pippo lo lasci lì, adesso abbiamo cambiato l'alimentazione, aveva Vero? Dopo comprato lo facciamo questa uscire. alimentazione in negozio, ma non lo mangiava perché oggi si è andati da una persona che comunque alleva i conigli a livello sia testa di leone, come il nostro ariete nano, quelli giganti, insomma. È un ragazzo veramente esperto e si trova a Ravenna. Dopo, se voi, vi dico anche dove volete andare, se volete dei conigli, perché veramente lui sa consigliarvi per il meglio. E questo mangime, insomma, il coniglio non lo mangiava. Classico mangime che vi danno in negozio. Essendo così piccolino, ci vuole questo, che è un mangime di continuità, diciamo, dopo la mamma, dopo il latte materno. Finito questo, dopo passiamo a mangime che comunque è sempre così, in pelle, piccolino. Non ha niente a che vedere con questa roba qua, che infatti il coniglio nostro non lo mangiava, adesso capiamo il motivo. E quindi ragazzi, fatevi consigliare, nel fondo va bene, nel fondo della gabbia ci mettiamo il trucciolato di legno, sempre il fieno a disposizione, mi raccomando, e il coniglio sta bene. Oggi ha fatto il vaccino contro le zanzare, mi raccomando, come abbiamo già detto, fate vaccinare gli animali, qualsiasi animale che avete, anche da cortile. Galline, tutti gli animali sono da vaccinare perché più che altro non è che attaccano le malattie a voi, li fate morire voi, capito? Muoiono. Pippo, vedete come mangia? Finalmente mangia, che prima quel mangime l'ha preso in negozio e proprio non lo considerava, adesso capiamo anche il motivo. E niente, comunque bisogna andare dalle persone esperte. Noi siamo andati a Ravenna, abbiamo conosciuto fortunatamente questo ragazzo che anche se ha solo 24 anni, perché può sembrare poco, ma veramente è una vita che è a contatto con gli animali ed è veramente molto, ma molto, ma molto bravo. È una persona preparatissima, ci ha consigliato tantissime cose sui coniglietti e ne ha anche tanti, anzi fra 2 mesi chi li vuole ha gli ariete nani, ha tantissimi tipi diversi di coniglio. E si trova praticamente dietro la Cometa a Ravenna e il posto si chiama Scuderia. Adesso dopo vi farò, vi lascio il link. Un attimo che stoppo, poi ci guardo. Così, ragazzi, scusate, ho interrotto il video un attimo, ci ho guardato. È la Scuderia del Borgo a Ravenna, proprio un posto comodo, comodissimo, in mezzo alla natura. Ci sono anche i cavalli, hanno dei prezzi buonissimi anche per chi vuole fare equitazione. Ve lo dico, tanto non mi va in tasca nulla, lo dico proprio per chi ama i cavalli. Fanno pet therapy a prezzi veramente eccezionali. Ma davvero, adesso non posso parlare di soldi perché giustamente non sono io la titolare, però mi hanno detto dei prezzi che io in scuderie qui da vicino a casa nostra erano le 3 volte i prezzi, proprio prezzi veramente che non ci si crede quanto sono bassi per andare a cavallo, tutta roba di qualità, un posto veramente bello. E hanno questi meravigliosi anche coniglietti. Che sono? Sembrano così, ma sono monelli. Sono tanto monelli. È vero? È Pippo. Il nostro maschietto si chiama Pippo. Ed è un arietino nano, mini. Crescerà ancora poco. Questi conigli arrivano a 1 kg. Il maschio è 1,5 kg, le femmine 1,2 kg. E niente, ragazzi. Quindi, se guardate in internet, trovate fattoria della scuderia, scusate, del Borgo. E anche per animali da cortile, che hanno tantissimi animali ed è bello proprio visitare perché è un'oasi di pace, sono 3.000 metri, 3 ettari e mezzo di verde. E grazie a lui e a questo ragazzo gentilissimo che si chiama Pietro abbiamo imparato tante cose sui conigli per poterli far stare bene, visto che anche noi vorremmo creare un piccolo allevamento di coniglietti. E vedete, se non si dava la pappa giusta per il proseguimento al latte materno, il nostro coniglietto avrebbe mangiato poco. Quindi bisogna sapere le cose, c'è da studiare per ogni cosa e soprattutto avere la fortuna di conoscere le persone giuste quando hai bisogno di qualcosa. Questa è la base di tutto. Scusate se giro il video io, ma i bimbi sono cotti, li ho portati là 3 ore a camminare in mezzo alla natura e si sono stancati. Va bene? Poi ve li saluto. Ciao ragazzi, c'è anche da Pippo. Pippo, mangi troppo. Stai mangiando, mangia, mangia. Ah, mi raccomando, scusate, precisazione. Coniglio con questo tipo di mangime, che è quello di allevamento proprio, non va dato in abbondanza senza pesarlo.
dai 100 ai 125 grammi, 130 al giorno, poi basta. Perché il coniglio quando è piccolino, soprattutto prima dell'anno, non si autoregola, quindi lui mangia sempre finché non scoppia, come molti altri tipi di animali. E anche i cani quando sono piccoli fanno così, per dire, i mammiferi. Quindi mi raccomando, pesate una bilancina, acqua, sempre a disposizione e sempre a disposizione del fieno. E poi il nostro amico a quattro zampe, vedrete che è facilissimo e si addestra come un cagnolino, sono dolcissimi questi animali. E lasciateli ogni tanto naturalmente liberi di andare in giro, di girare. Adesso noi abbiamo un cortile interno grande, ma si possono portare anche fuori, insomma, non è un problema. C'è anche, addirittura c'hanno anche i guinzaglietti, li vendono, li ho visti anche su Amazon, su altri siti. O uno se ha un cortiletto chiuso, è la cosa migliore, lui può uscire, non ha problemi. È vero Pippo? E Pippo fa la cacca veramente anche facile da raccogliere, diciamolo, vedi, sono quelle palline lì. Nere, quindi una palettina si toglie la cacca, non sporca tanto. Stavolta ho finito davvero. Ciao ragazzi e ciao da Pippo. Pippo saluta. Ciao.